Il mio intervento parte da una provocazione. Dobbiamo smettere di leggere Marianne Snitkart-Weber essenzialmente come moglie e come gran sacerdotessa del culto di Max Weber, ma dobbiamo tornare, o meglio, iniziare a leggere i contributi che lei ha dato alla teoria sociale e allo sviluppo, della sociologia. Contributi che non sono soltanto pionieristici perché prendono in esame degli ambiti all'inizio del Novecento poco studiati dalla sociologia, come per esempio la famiglia e come per esempio la sessualità, ma perché questa studiosa opera una vera e propria risignificazione della teoria sociale e dell'analisi sociale, includendo il punto di vista delle donne, il punto di vista, l'ottica di genere, diremmo noi con termine moderno. Certo, il punto di vista di una donna borghese, di una donna che aveva costruito il suo bagaglio di conoscenze anche nell'attività di militanza all'interno dei movimenti delle donne che si andavano organizzando in Germania e in Europa, ma che pure mette al centro una critica molto attuale ad una teoria sociale dell'epoca che veniva vista da questa studiosa, da Marianne Snitkart-Weber, essenzialmente come fintamente neutrale al genere o addirittura includente quella tradizionale cultura di esclusione della donna che invece andava fortemente messa in discussione. Nel fare questo, lei si confronta con il pensiero e le opere di alcuni degli studiosi e degli intellettuali più importanti dell'epoca, come per esempio Simmel, del quale era amico, ma anche Durkheim, il quale recensisce dei suoi lavori e gli dà un grande spazio all'interno della sua rivista. Due sono i temi fondamentali che Marianne Snitkart-Weber mette al centro della sua ricerca. La prima è la critica del patriarcato in nome di un'idea di autonomia kantiana che dovrebbe servire come base per la riforma della famiglia, delle relazioni tra gli uomini e le donne nella più ampia società, come all'interno della vita quotidiana e della sfera intima, operando anche una riconciliazione tra amore ed erotismo, che invece la sopravvivenza del patriarcato all'interno della famiglia borghese in gran parte impediva. Il secondo tema è una lettura di genere del processo di razionalizzazione e in particolar modo della riforma protestante, del calvinismo, quindi quasi un controcanto dell'opera di Max Weber, nella quale Marianne Snitkart-Weber sottolinea come l'ascesa dello spirito del capitalismo, la riforma protestante avessero contribuito a razionalizzare e a ribadire il dominio dell'uomo sulla donna, mettendo per esempio, non soltanto diciamo relegandola nella sfera privata, ma mettendo al centro la sessualità riproduttiva come elemento chiave del matrimonio, a scapito di forme di sessualità più legate, per esempio, al godimento, al piacere reciproco e quindi alla relazione. Un elemento fondamentale quindi che deve essere messo in luce è che Marianne Snitkart-Weber, pur muovendosi in una linea contraddittoria tra una lettura essenzialistica ed una costruttivistica del genere, abbia operato in maniera tale da mettere al centro come il compito delle donne e l'emancipazione delle donne passi per portare una riconciliazione tra lo spirito soggettivo e lo spirito oggettivo all'interno della società, che invece la società stessa costruita dagli uomini, il processo di civilizzazione gestito dagli uomini, aveva indebitamente separato. Da questo punto di vista, lei può essere benissimo considerata
come un intellettuale che ha precorso i tempi per quanto riguarda la messa al centro di quell'universalismo della differenza che costituisce uno dei temi fondamentali, per esempio, del pensiero e dell'opera di Alain Touraine.